The Night Writer, giornale notturno di Jan Fabre, raccoglie i materiali dei diari di Jan Fabre dai 18 anni fino ai 45, insomma intorno ai 50, e diversi brani tratti dai suoi testi, dai suoi spettacoli storici. Questo collage crea una formula che forse è più vicina all'arte visiva, perché è una forma di autoritratto, con la particolarità del teatro che per fare un autoritratto in teatro, in questo caso usa un interprete, uno sdoppiamento ancora più radicale, perché l'interprete non parla la sua lingua, quindi è un carpiato, un salto, diciamo, che però forse restituisce di più il senso di questo lavoro, perché non è un lavoro autoreferenziale per quanto tratta un materiale personale, ma un lavoro in cui se un attore si può riconoscere in quello che dice, incarnarlo per renderlo proprio, così come può rendere proprio il personaggio di Amleto, anche il pubblico può identificare in questo materiale un qualcosa che va oltre Jan Fabre stesso, ma è più un ritratto d'artista. Anversa, 7 febbraio 1978. Bellezza, il voodoo che guarisce o avvelena il corpo. Anversa, 22 dicembre 1978. L'estetica della violenza e la poetica della strada mettono in fuga l'uomo civilizzato, spaventato dalla vera vita della città, perché non conosce la povertà. Jan Fabre è un vulcano di idee, è un artista che si è dedicato alla bellezza, all'arte, al teatro, diciamo totalmente, fino al martirio, fino all'esaurimento, ecco, di sé, perché è un artista che credo che cerchi continuamente di mettersi in gioco, perché anche il conoscere un attore italiano di cui non sai niente e affidargli i propri materiali, io lo vedevo con quanto gioco in coscienza si relazionava a me, quindi mi è sembrato di incontrare un artista che in realtà è ancora su quel baratro che, insomma, magari è più facile sentire quando hai 20 anni, 30. Mi dà malinconia, zambarabazzazza, che vuoi farci, è la vita, zambarabazzazza, è la vita, è la mia, zambarabazzazza, amami ancora, zambarabazzazza, fallo dolcemente, zambarabazzazza, solo per un'ora, zambarabazzazza, perdutamente, zambarabazzazza. Allora, questo incontro nasce per una sua volontà di mettere in scena questi materiali e ha chiesto di farlo in italiano perché lui lavora con Aldo Grompone, che è il suo produttore, e ha cercato di portare in Italia questo materiale, gli hanno proposto degli attori e lui ha riconosciuto, forse nella mia faccia, nel mio modo di parlare, qualcosa che potesse riguardarlo, ecco, forse abbiamo delle provenienze periferiche tutte e due. Io sono un errore perché sono uno stupido nano, io sono un errore perché non parlo volentieri di me stesso, io sono un errore perché ho un alto concetto di povertà, io sono un errore perché trovo implausibile l'erudizione, io sono un errore perché sono un animale pericoloso, io sono un errore perché sono una possibilità, io sono un errore perché sono un esule, io sono un errore perché non conosco pudore, io sono un errore perché diffido della luce del sole, io sono un errore perché distruggo il mio lavoro, io sono un errore perché sono un fascio di nervi, io sono un errore perché sono insensibile, io sono un errore perché sono un bastardo, io sono un errore perché non conosco tenerezza, io sono un errore perché voglio essere un errore. Sì, io mi sono sentito proprio in qualche modo adottato anche da
non solo dal festival, ma proprio dalle persone che lo curano e che lo dirigono, perché come un, lo dico sempre, è raro in Italia ed è fondamentale che torni ad avvenire, che gli artisti riconoscano gli altri artisti e che ci sia uno scambio, è un ambito per ambito, anche genere per genere, però che ci sia una protezione reciproca, è un, perché il teatro ha bisogno di una, mi piace molto questa parola, è la mia parola preferita in fiammingo, mi piace molto questa parola che è in un'opera di Jan Fabre, che è Verzet, che è resistenza, e penso che il teatro debba resistere, perché il teatro deve resistere, perché è il futuro, perché è quello che rimarrà al di là della società liquida, rimarrà la forza dell'evento live, e il teatro si fa nei luoghi, e portare il teatro in, non solo nelle capitali, ma in tutta Italia, in tutto il mondo, è un atto di resistenza culturale. I find the tone so I'm using to think I did all that and may I say. Il teatro contemporaneo sta resistendo perché si sta sforzando di esistere nonostante forse attraversi il periodo, tra i periodi più difficili della storia. E il teatro deve tornare a rivendicare le sue specificità. Per concentrazione, per eliminazione, sì, e anche per il rifiuto. Il mio sangue bolle lentamente, il mio sangue scorre rapidamente. Ho la febbre che voglio, 37,4, una costante. Quando ero più giovane me lo ripetevano tutti i giorni, con un dito al monitore. Tu vivi sul filo del rasoio, sei una candela che brucia da sopra e da sotto. La calma ti può salvare. Io non voglio essere tranquillo. Io brucio. Sono una torcia alla ricerca del suo volo eterno. Voglio giocare con le leggi di gravità. Brucerò, mi spegnerò e mi incendierò nell'aria, anche se non c'è ossigeno. Che altro? Noi siamo in Calabria, siamo in una provincia della Calabria, no? E io credo che ultimamente rifletto su come per me sia molto più europeo talvolta quello che succede in piccole realtà, che poi sono grandi, piuttosto che questo benedetto o maledetto europeismo che talvolta mi sembra più provinciale. From the avant-garde against the bourgeoisie is now over.